Il Parlamento danese vota per approvare o meno la proposta del governo che prevede il confinamento di 100 persone richiedenti asilo che hanno commesso reati su un'isola a 2,5 km dalle coste danesi, proposta che coinvolge anche coloro i quali hanno visto respingere la propria domanda di protezione umanitaria, ma che per motivi legali non possono essere rimpatriati. A volte i migranti che fanno ritorno ai loro paesi d'origine incontrano molte difficoltà in quanto non sono stati accettati come rifugiati, ha affermato Michelle Bachelet, ma dovrebbero essere trattati con umanità e gestiti in sicurezza, valutando individuo per individuo, senza provocare ulteriore danno. È quello che si propone questo piano, che non deve rincorrere preesistenti tipi di isolamento che abbiamo già sperimentato in modo negativo. Una vera e propria Alcatraz che ha sollevato da un lato le polemiche dell'opposizione e dall'altro grande esultanza da parte del partito di estrema destra che appoggia saldamente l'esecutivo di Lars Løkke Rasmussen.